come vento di simpatia di stima. Rimasto imbattuto, due partite delle quali stranamente ci hai messo lo zampino. Può sbagliare un po', può sbagliare due partite. Certo. No? No, sicuro. Sbagliano loro, posso sbaglio anch'io sicuramente, no? Più che altro, sai, quello che mi ha dato un po' è stato più l'errore di Trapani, è stato più proprio un errore di lettura. Di lettura dovevo stare in porta, fondamentalmente. E niente, dai. Poi aveva la partita col Catania, comunque anche lì una palla un po' su cui sicuramente potevo far meglio, sicuramente. Poi dopo comunque, vabbè, questo è il calcio, quindi non sto a guardare sicuramente quando faccio le cose bene, quando faccio le cose male, o comunque so che posso fare magari qualcosina di più, lo vedo subito, ma ci lavoro. Per l'uomo come te, che ha provviziato due tanti punti e tante provenze, alla seconda partita dopo Catania hai cominciato a dire che mi sta succedendo o sei riuscito a... No. Guarda, ti dico sinceramente, fino a qualche anno fa, se fosse capitato un errore magari durante la partita, probabilmente prima ci avrei anche pensato durante la partita, così. Invece adesso la partita di Trapani, comunque dove c'è stato l'errore, Catania, tutto, me l'ho fatto scivolare subito addosso e ho continuato a fare, cioè, la mia partita normalmente. Cioè, rispetto magari a qualche anno fa, sicuramente poi dopo uno, sai, cresce, matura e riesce a farsi scivolare le cose buone, le cose meno buone, e dopo un secondo si guarda subito avanti. Anche perché domenica scorsa, poco impegnato, ma dei pochi impegni appunto hai trovato... Sì, no, vabbè, non è quello. Domenica scorsa era una partita comunque molto, molto difficile, secondo me, perché giocava su un campo piccolo, un campo brutto, contro una squadra che comunque fa di quel campo la loro forza, quindi anni passati queste partite ci hanno fatto perdere tanti punti, partite simili, quindi sai, riuscire a portare via 3 punti da lì penso che sia stata una gran cosa, però adesso niente, quella è passata e ce n'è un'altra domenica. Quanto è maturata questa squadra l'arrivo del nuovo tecnico di Verani, visto che ormai si è completato il girone con il nuovo tecnico, Catanzaro Catanzaro? Una squadra matura, ma lo è sempre stata sicuramente. Abbiamo delle consapevolezze, sappiamo comunque di essere un'ottima squadra, però partite come quella col Catania, una squadra che non è matura rischia di non riprenderla. Partite come quella di domenica, anche lì è dimostrato un'ottima compattezza, un'ottima maturità. Io penso che comunque la squadra è una squadra oltre ad essere una squadra importante a livello sia individuale che a livello tecnico di collettivo, è anche una squadra che sta nella testa, comunque ogni partita sta maturando sempre di più. Cosa è successo a te sull'episodio contestato da Angelo? Niente. Una carica su di te? Una carica, ma non mi ha neanche toccato, sinceramente, sono sincero. Io ho sempre avuto la palla in mano, sempre un metro e mezzo fuori dalla linea, quindi quando ha fischiato, infatti, poi è impossibile che ha fischiato gol perché c'è proprio la palla fuori di parecchio. Ha fischiato fallo, non mi sono neanche accorto sinceramente se qualcuno mi ha toccato, perché io comunque la palla l'ho sempre tenuta in mano, quindi anch'io ho letto da qualche parte c'era scritto gol annullato, ma assolutamente no. Cioè il pallone è sempre in mano tua? Sì, sì, è sì. Sempre di qua della linea? Sì, 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 sì. Senti, Filippo,
ti è capitato mai di vivere una stagione con queste sensazioni, queste emozioni, questi momenti così? Ma quando tu giochi in una squadra come il Lecce, le emozioni le vivi sempre. Sì, rispetto agli altri anni qualcosa di differente si vede, quello sì. Però adesso comunque noi dobbiamo essere bravi a lasciare alle spalle tutto quello di buono che abbiamo fatto e pensare che ci sono ancora 14 partite da dare ancora di più, perché comunque dietro è sempre due squadre come il Catania e il Trapani che non molleranno fino all'ultimo, e quindi devi essere bravo a andare ancora più forte questi mesi. Legittimo sulla fascia sinistra. Di Verani ha spiegato perché voleva coprire di più la squadra. Tu, guardandola dalla porta, comunque la squadra è più equilibrata con Matteo sulla sinistra? No, guarda, Matteo è un ragazzo che comunque conosciamo tutti, che avevo già giocato qua 2 anni fa. È sicuramente un ottimo giocatore, un bravissimo ragazzo, comunque indipendentemente da... Ma non solo per quanto riguarda il ruolo del terzino, ma per quanto riguarda tutti gli 11 in campo, il mister comunque, se vedete, ha sempre comunque dato spazio a tutti, quindi chi è stato chiamato in causa ha sempre fatto bene, quindi non avevo dubbi che Matteo facesse bene, come quando non avevo dubbi che anche Dubiscas è entrato titolare, ha fatto la sua partita, ma come tutti gli altri, questa sicuramente è anche una forza di questa squadra, che anche chi si trova a giocare meno, quando viene chiamato in causa, risponde sempre presente. La lotta per la salvezza, ma come il Red l'altra settimana viene da un risultato utile, le insidie di questa partita? Le insidie in questo campionato sono sempre dietro l'angolo, è una squadra comunque importante che forse era partita anche per altri obiettivi, ma indipendentemente da quello comunque è una squadra in cui bisogna stare veramente molto attenti, perché sono organizzate, hanno degli ottimi giocatori e saranno comunque agguerriti. Quindi noi dobbiamo fare la nostra partita, prepararla sempre, come sempre, nel migliore dei modi e andare domenica per giocarci la nostra partita e cercare di vincerla.